L'allerta gialla scatta domattina alle 6, resta in vigore fino alle 21 di domani sera per piogge diffuse e temporali, in serata possibili mareggiate. Problemi di viabilità tra criticità risolte e disagi ancora presenti continua a soffrire per le frane e la Fontana Buona, anche se ha finalmente riaperto completamente la 225 alle Ferriere. Sopralluogo per la frana da parte dei 5 Stelle a Sestri Levante, zona San Bernardo Cascina, e Tassano ricorda al sindaco Ghio che era già stata presentata una petizione dai cittadini nel 2014. Brigati scrive a Viale, ospedale di Rapallo, il vice sindaco ha inviato un documento alla vicepresidente e assessore regionale alla salute per difendere la struttura intitolata a Nostra Signora di Montallegro. Nessuna colata di cemento, intanto il sindaco Carlo Bagnasco analizza la seduta di consiglio comunale sulla variante per l'istituto Gianelli e dice progetto rivisto con garanzie decisive per la parte pubblica. Incontro in Fincantieri, le forze politiche di Rete a Sinistra hanno tenuto una riunione con rappresentanti sindacali e politici del territorio per martedì prossimo per parlare del futuro dei lavoratori. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, dunque dobbiamo riferire di una nuova allerta gialla che scatta domattina alle 6, resta in vigore fino a domani sera alle 21 per piogge diffuse e temporali e anche forti mareggiate in serata. Sentiamo. Nuova allerta di colore giallo per piogge diffuse e temporali. Scatta domani, domenica alle 6, resta in vigore fino alle 21, sempre di domani sera, 14 febbraio. Ad emetterla il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Liguria. Interessa per l'entroterra i comuni di Borzonasca, Mezzanego, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia, Favale, Leivi, L'Orsica, Lumarzo, Moconesi, Nerone, Orero, San Colombano, Tribogna, Uscio, Ne, Casarza, Castiglione. Sulla costa, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita, Sestri e Zoagli. È fondamentale prestare attenzione, il colore giallo indica la possibilità di eventi franosi anche rapidi legati allo stato del suolo, particolarmente fragile. L'ARPAL per domani indica difatti temporali anche forti a Levante ed in serata possibili mareggiate. Per lunedì nuvole al mattino, possibili deboli piogge dal pomeriggio, cielo coperto anche martedì prossimo e nuvolosità variabile per tutta la settimana, stando alla tendenza indicata dal Centro Meteo Idrologico di Protezione Civile Regionale Ligure. E parliamo di viabilità, perché se ci sono buone notizie per quanto concerne la provinciale 225 della Fontana Buona alle Ferriere, che finalmente è riaperta e completamente percorribile, ci sono delle criticità che ancora permangono e che hanno messo in ginocchio la Val Fontana Buona, il nostro entroterra. Sentiamo. Mentre continuano i disagi a seguito della chiusura della provinciale 23 della Scoglina a L'Orsica all'altezza della frazione Acqua di Sopra a causa di un grosso macigno a 50 metri d'altezza sul versante che in caso di altre piogge potrebbe rischiare di cadere sulla carreggiata ed in attesa del sopralluogo della città metropolitana di lunedì mattina a seguito della pioggia di ieri con il terreno intriso d'acqua, un'altra frana ha interrotto una strada. Si tratta della provinciale 42 del Passo di Romaggi tra la località Fregaria e di Bivio di Costa di Romaggi sotto l'omonima frazione. Per raggiungere la valle bisogna percorrere l'altra parte della provinciale nel tratto della Val Cichero oppure la strada comunale interpoderale Romaggi-Fronti-Aveggio Alto. Ed infine la città metropolitana ha comunicato che per lavori di consolidamento della carreggiata la provinciale 71 del Monte Cornua nel comune di Sori sarà chiusa al transito all'altezza del cantiere da lunedì fino al prossimo 18 marzo. È un intervento importante e necessario per la sicurezza della strada molto stretta, cercheremo di ridurre il più possibile i disagi, ha spiegato il consigliere delegato alla viabilità Nino Oliveri. Intanto è stata riaperta anche la provinciale 42 di Romaggi nel comune di San Colombano Certeno, l'interessata da una grossa frana che ieri si è abbattuta sulla carreggiata oltre 70 metri cubi di pietre, rocce e terra. Sul posto i tecnici della città metropolitana, ringrazio il personale della viabilità, ha detto il consigliere delegato Nino Oliveri, che ha coordinato gli interventi, per la tempestività, il grande impegno e la professionalità con cui hanno risolto la situazione liberando la provinciale di Romaggi. E problemi di viabilità anche nel comune di Sestri Levante, strada chiusa fra Cascine di Sotto e Cascine di Sopra per una frana. Il sindaco Valentina Ghio difatti raccomanda
domanda di prestare attenzione, ma il Movimento 5 Stelle di Sestri stamattina ha effettuato un sopralluogo presso la strada appunto che da San Bernardo conduce a Cascina per visionare il movimento franoso che ha interessato parte del versante collinare sottostrada, compromettendo la stabilità e la sicurezza per la carrabilità del tratto viario. La fragilità del nostro territorio non è una novità, specialmente sul versante che interessa le frazioni di Loto, San Bernardo e Costa Rossa, versante roccioso composto prevalentemente di tarso, roccia altamente friabile, dice Martino Tassano, il quale ricorda di un esposto del novembre 2014 firmato da 19 cittadini e inviato al sindaco. Ancora oggi, 13 febbraio 2016, attendo una risposta scritta da parte dell'ente comunale. La manutenzione è mancata, le segnalazioni in parte o in toto non sono state recepite e ora saranno necessarie ingenti somme per l'avvio dei lavori e il ripristino dell'opera, conclude Tassano. E ora veniamo all'ospedale di Rapallo, perché il vice sindaco Brigati ha scritto una lettera alla vicepresidente ed assessore regionale alla salute Viale, questo per difendere la struttura. Sentiamo. Ospedale di Rapallo, il vice sindaco Pier Giorgio Brigati ha scritto una lettera all'assessore regionale alla salute Sonia Viale per difendere il nosocomio cittadino. Nel documento anche l'ordine del giorno votato all'unanimità ieri sera dal Consiglio Comunale di Rapallo. L'ospedale Nostra Signora di Montallegro è all'avanguardia, probabilmente l'unica struttura in Liguria a vantare determinati standard sanitari di sicurezza relativi alla conformazione degli spazi. Non sfruttarli a pieno regime, si legge in un passaggio della lettera, non comporta una razionalizzazione ma uno spreco di risorse senza garantire un assetto sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico dell'intera ASL 4. Brigati a questo punto pone alcune richieste in merito al futuro del polo ospedaliero del Tiguglio occidentale, che consentirebbero l'attività a pieno regime delle 5 sale operatorie e riempirebbero i posti letto disponibili. Potenziamento del primo intervento per l'invio dei codici bianchi e verdi, trasferimento del reparto dialisi e dei reparti chirurgici di urologia dei sorgeri, ampliamento del servizio di radiologia nelle 24 ore. Sottolineo infine che l'ospedale è stato costruito con fondi statali e regionali, ma anche con un contributo dei comuni di Rapallo, Portofino e Zoagli, che sono comproprietari del nosocomio, chiude così la lettera Brigati, peculiarità quasi unica a livello nazionale e dovrebbero essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il futuro della struttura. E restiamo a Rapallo, un'operazione che consente ad un istituto scolastico che fa parte integrante della storia della nostra città di vivere e mi auguro di svilupparsi nell'interesse della cittadinanza e soprattutto dei giovani. Ancora una volta parliamo di fatti concreti, non di parole al vento. Le minoranze hanno nuovamente perso un'occasione importante per accreditarsi come possibili alternative di governo. Il solito no, frutto di negatività preconcette, purtroppo anche di rancori personali e improbabili revanche che nulla hanno a che fare con la buona amministrazione. Queste sono le considerazioni post consiglio comunale di Rapallo del sindaco Carlo Bagnasco legate alla discussa variante per l'istituto Gianelli. Per onestà di giudizio, aggiunge, non posso non apprezzare l'atteggiamento del consigliere Mele, che si è dissociato nei fatti con riflessioni importanti dai colleghi di opposizione. Nessuna colata di cemento, ma un progetto fortemente rivisto rispetto a quello iniziale e con garanzie importanti e decisive per la parte pubblica. Lunedì è previsto un incontro per i balneari alle 17:30 a Sanremo. Ci sarà l'assessore regionale all'urbanistica e al demanio Marco Scaiola. La categoria si rivolge ancora una volta al governo e chiede di escludere ora e per sempre aste ed evidenze pubbliche per le attuali imprese balneari italiane. Questo incontro è importante perché precede la prossima tavola rotonda convocata il 17 febbraio ancora dall'assessore Scaiola a Roma per parlare proprio di questo aspetto. C'è un altro incontro in programma invece nel nostro territorio per parlare del futuro dei lavoratori di Fincantieri, è in agenda per martedì prossimo ed è stato ottenuto dalle forze politiche di Rete a Sinistra. Sentiamo.
Sinistra Ecologia e Libertà Tiguglio, Comitato Tiguglio Possibile, insieme alle forze politiche che aderiscono a Rete a Sinistra, hanno espresso il sostegno alla posizione assunta dai lavoratori di Fincantieri di Riva Trigoso, che a maggioranza ed in seguito a diverse assemblee hanno deciso di rifiutare la firma di un accordo che prevede l'avvio della procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte dell'azienda. Riteniamo assolutamente inaccettabile, oltre che incomprensibile, il fatto che a seguito del recente stanziamento pubblico di oltre 6 miliardi di euro erogato dal governo centrale per il rinnovo della flotta e con i relativi carichi di lavoro costanti per i prossimi anni, la direzione aziendale richieda l'avvio di tali procedure, dice il portavoce Matteo Brugnoli. Tali forze politiche si sono immediatamente attivate per favorire un incontro urgente tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e i referenti politici locali, Luca Pastorino, deputato di Tiguglio Possibile, Gianni Pastorino, consigliere regionale di Rete a Sinistra, e Piero Benvenuto, consigliere comunale di Sestri Levante di SEL Rete a Sinistra. L'incontro si terrà martedì prossimo presso lo stabilimento di Riva Trigoso. Una notizia di servizio arriva da Idro Tiguglio, che informa che lunedì, a causa di uno sciopero del personale indetto unitariamente dalle maggiori componenti sindacali, gli sportelli al pubblico resteranno chiusi dalle 8.30 alle 12. Potrebbero verificarsi dunque disservizi nell'effettuazione dei lavori programmati presso l'utenza. Per tutte le attività amministrative sarà comunque operativo il numero verde e restano assicurati l'erogazione dell'acqua e i servizi di pronto intervento. Veniamo alla cronaca. Tra liti condominiali e un furto a Mezzanego sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Facciamo il punto con il servizio. Lesioni personali, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento. I carabinieri della stazione di Lavagna, a seguito di una denuncia a querela, hanno segnalato un 22enne di Cogorno nulla facente. Lo scorso ottobre, dopo un diverbio avuto con il vicino di casa, che poi si è rivolto ai militari, era entrato nell'abitazione di quest'ultimo, danneggiando alcuni soprammobili, minacciandolo e malmenandolo, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 6 giorni dai sanitari dell'ospedale di Lavagna. Invece i carabinieri di Borzonasca sono stati impegnati per un furto denunciato da un operaio di Mezzanego. Ieri mattina, ignoti, dopo aver rotto la finestra della porta d'ingresso, una volta all'interno dell'abitazione in località Casa Zatta, hanno rubato un fucile da caccia legalmente detenuto del valore di 1000 euro. Indagini sono in corso. In occasione dell'inaugurazione dello sportello in forma giovani presso la biblioteca di Santa Margherita Ligure, che si terrà lunedì alle 10.30, è stato organizzato un incontro al quale parteciperanno gli studenti dell'Istituto Caboto e i loro insegnanti. Lo sportello osserverà poi il seguente orario: lunedì dalle 14.30 alle 16.30, giovedì dalle 10 alle 12. A Chiavari si è costituita l'associazione Fuori Classe, fondata da un gruppo di insegnanti allo scopo di aiutare i ragazzi delle medie superiori del territorio quando riscontrano difficoltà nell'affrontare le diverse materie di studio. Gli insegnanti sono tutti volontari, affiancheranno singolarmente i ragazzi, aiutandoli nello studio, nella comprensione ed esecuzione del lavoro loro assegnato dai docenti della scuola frequentata da ciascuno. I ragazzi potranno usufruire di tale servizio gratuitamente nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18. L'associazione sarà ospitata nella sala al pian terreno del circolo del PD in via Costa Guta a Chiavari. La prima lezione inizia martedì 16 febbraio. Ogni domenica, a partire da domani e fino al prossimo 13 marzo alle 15.30, si svolgerà a Rapallo, presso il santuario di Nostra Signora di Montallegro, un vespro d'organo con l'esecuzione di brani caratteristici relativi al periodo liturgico preparatorio alla Pasqua. Questa iniziativa, spiegano gli organizzatori, nasce per favorire l'ascolto, la preghiera, la contemplazione durante la Quaresima. Riprendiamo parlando di turismo, ma non soltanto. Anche quest'anno c'è l'appuntamento con la Bit di Milano, protagonista il nostro Tiguglio. In particolare sentiamo le novità che arrivano da Chiavari e da Sestri Levante.
La Liguria punta sulla buona cucina, sull'agroalimentare, segmenti con il segno più e Sestri Levante con il consorzio HR presente alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, nello stand della regione curato dall'Agenzia in Liguria, affida all'Accademia dei Sapori dell'Annunziata e allo chef Alessandro Dentone il biglietto da visita di Sapori di Mare e di Terra. Presente alla manifestazione la consigliera delegata alla cultura Maria Elisa Bixio. Novità anche da Chiavari con l'assessore al turismo Daniela Colombo, che ha sottolineato l'importanza della promozione delle piste ciclabili e dei percorsi trekking e per mountain bike. Lanciata anche l'anticipazione che per la festa di Nostra Signora dell'Orto, domenica 3 luglio, nell'ambito dello spettacolo di fuochi artificiali piromusicali sul mare, sarà inserito in scaletta un brano di Bruce Springsteen, che la stessa sera sarà in concerto allo stadio San Siro a Milano. Con il consorzio Portofino Coast, guidato da Franco Orio, nello stand ligure della BIT, presente l'assessore al turismo della regione Gianni Berrino, si è parlato di dar vita ad un Vela Team che, oltre ad incentivare le vacanze in barca, possa far conoscere la costa e il territorio. Ricordiamo che domani è l'ultimo giorno per partecipare agli appuntamenti dedicati allo sbarazzo per quanto riguarda i comuni di Sestri Levante, di Lavagna e di Rapallo. Domani intanto a Chiavari c'è ancora il mercatino dell'antiquariato nelle strade del centro storico della città, organizzato come sempre dalla Promotour, che invita anche a vedere gli artisti in strada, sempre domani in piazza Mazzini. La manifestazione poi si ripeterà anche la prossima domenica, 27 febbraio, in corso Garibaldi. E domani si riunisce il circolo culturale filatelico numismatico chiavarese, appuntamento dalle 9:30 alle 12 presso la sala Livellara di via del Pino. E adesso parliamo di buona cucina con l'inaugurazione di oggi della nuova hamburgeria da zio Ale a Lavagna in via Dante. Sentiamo quali saranno le novità. Conto alla rovescia, è tutto pronto, la nuova hamburgeria di Via Dante 55 a Lavagna, oggi pomeriggio, inaugura. Allora, presentiamo subito zio Ale. Sono zio Ale, piacere. Allora, oggi tutti a festeggiare con te questa apertura, e poi che cosa proporrete di buono? Naturalmente hamburger, hot dog? Hamburger, hot dog, hot toast, insalate, tanta birra, buon... dolci e varie novità. Tanto il mio ottimo cuoco qua, piccolo cuoco qua, preparerà tutto. Diamo ancora qualche dettaglio in più in anteprima sulla cucina, allora? Certo, beh, di base il discorso della cucina è che mi sono presupposto, insieme anche ad Ale, l'idea di cucinare qualcosa di semplice ma di qualità. Quindi cercare di mantenere un prodotto di un certo tipo con una presentazione che non sia esagerata, nel senso mantenersi sul panino comunque che abbia una bella presentazione, un panino che sia un panino da hamburger, quindi molto molto grosso tra virgolette, o comunque che presuppone che nel momento in cui ti siedi, nel momento in cui ordini, sai bene che quello è un piatto, è una portata. Oltre a questo, beh, per le insalate, per quanto riguarda il discorso toast, è un discorso prettamente nella norma, nel senso che le insalate hanno qualche variazione particolare, non sono tantissime, però pian piano aggiungeremo, oltre perché abbiamo l'idea di fare una rotazione ciclica dei menu, quindi presentarne uno ogni stagione. È un progetto abbastanza ambizioso comunque, però nel nostro piccolo cerchiamo di dare quello che possiamo in tutto e per tutto. Allora, chi vorrà venirvi a trovare, ricordiamo l'orario d'apertura e le giornate. Allora, gli orari d'apertura sono da mezzogiorno fino alle 6 del pomeriggio praticamente, poi orario continuato fino a mezzanotte, quindi potete venirci a trovare quasi tutti i giorni, anche il martedì, anche se dobbiamo ancora un attimino vedere bene come predupporci per il martedì, e per il resto tutti i giorni della settimana, e potete venire, assaggiare tutto quello che volete, anche perché fidatevi, ci sarà da leccarsi i baffi. Adesso parliamo invece della festa di San Valentino. Tra le varie iniziative segnaliamo quella promossa
Da Radio Aldebaran e l'associazione Lega Consumatori Liguria, San Valentino on the Road, una manifestazione dedicata agli innamorati che si svolgerà domani in via Martiri della Liberazione a Chiavari per coinvolgere gli ascoltatori con la musica e un gioco dedicato a questa festa. Spiegano Salvo Agosta, direttore di Radio Aldebaran, e Cristina Cafferata, presidente dell'associazione Lega Consumatori Liguria. Scenderemo in diretta sulla strada proprio sotto gli studi della radio, chiedendo a chi vorrà partecipare di scrivere un post-it con una frase d'amore da inserire su un cuore presente sul nostro stand. È una speciale giuria, sceglierà la frase più bella, il vincitore sarà invitato in radio a leggere le 10 più significative. E il grande cuore su cui verranno posti i biglietti è stato realizzato per l'evento dalla terza C dell'Istituto Comprensivo di Sestri Levante. Appuntamento domani a partire dalle ore 10. E si tiene un incontro a tema anche a Santa Margherita Ligure, al punto incontro della Tigugliana di via Belvedere, a partire dalle 16:30, in occasione della festa di San Valentino, sarà presentata la rassegna Parole d'Amore 2016. Ora invece parliamo di carnevale, perché una festa molto speciale è stata quella alla quale hanno assistito gli ospiti dell'Istituto Devoto Marini Sivori di Lavagna ieri. L'allegra brigata della trasmissione Fra Amici di Giuliano Fogola, in onda come sapete sulla nostra emittente ogni martedì sera, ha fatto di fatti visita agli ospiti della struttura e ha portato loro un po' di allegria. L'idea è stata di Roberto Curotto, coadiuvato da Luigi Pinasco, Ghighi, il principe Bauer, Andreino From Casarza. Insomma, non ci resta che proporvi alcuni momenti di questo simpatico pomeriggio. Alcuni appuntamenti legati proprio alla festa del carnevale per domani, naturalmente condizioni meteo permettendo. C'è il carnevale di via Matteotti domani pomeriggio a Lavagna con Arci Ragazzi Tiguglio e di Commercianti, il carnevale di Chiavari con la pentolaccia in corso Garibaldi, e a causa del maltempo invece Santa Margherita Ligure aveva già deciso da ieri sera che per San Valentino è carnevale, con gli eventi in programma domani sono rinviati al prossimo 21 febbraio. Invece resta confermato il cimento invernale, che si terrà dunque regolarmente domani a partire dalle 11 dalla spiaggia di Ghiaia. Ma tornando ancora al carnevale, c'è quello dei bambini promosso dall'amministrazione Dinè in Val Graveglia, l'11ª edizione, con appuntamento dalle 14 presso l'area verde comunale Sandro Pertini di Conscenti, con premiazione delle maschere, e in caso appunto di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque nella sala Otello Russo del Palazzo Comunale. E c'è il carnevale anche dell'Unione Sportiva Calvarese con un gruppo di giovani, e domani avrà dunque la sua festa. Il programma prevede il ritrovo dalla piazzale di San Lorenzo a partire dalle 14:00.
e in caso di maltempo si potrà usufruire della vicina palestra scolastica. E festa di carnevale alla Lavagnina, Sestri Levante, con gli amici del parco, appuntamento dalle 15 per il ritrovo con le maschere. E anche Zuagli festeggia il carnevale terra-mare con carro allegorico a partire dalle ore 15:30. Bene, è tutto, ci fermiamo qui, ci salutiamo, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera, vi lascio al meteo e la programmazione della rete, vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV, trovate le notizie sul sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube. Domani è domenica, come sapete c'è il nostro TG7. Davvero tutto, ancora grazie per l'attenzione. Una buona serata. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per domani, domenica 14 febbraio. L'ingresso sul Mediterraneo di una nuova ampia onda depressionaria favorisce la rotazione del flusso dai quadranti meridionali a tutte le quote. Fin dal mattino cielo in prevalenza coperto su centro e Levante con piogge generalmente deboli ma persistenti. Sul Levante non si escludono locali rovesci o temporali di intensità anche forte tra la mattinata ed il primo pomeriggio. Venti al mattino tra moderati e forti in prevalenza da sud-ovest, dal pomeriggio graduale rotazione dai quadranti settentrionali su centro e ponente. Le temperature previste: sulla costa 9 la minima, 15 la massima, nell'interno 6 la minima, 13 la massima. Mare: al mattino residue mareggiate sul centro e Levante in progressivo calo, molto mosso a ponente. In serata nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato su centro e Levante con possibili locali mareggiate. Ed ora passiamo alle previsioni per dopodomani, lunedì 15 febbraio. Al mattino nubi irregolari a ponente, molto nuvoloso a Levante. Dal pomeriggio l'afflusso di aria umida da nord-est determinerà un ulteriore aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni in estensione da Levante verso ponente più persistenti sui versanti padani. Venti settentrionali, al mattino deboli o moderati, progressivo rinforzo dal pomeriggio fino a forti o localmente di burrasca. Le temperature previste: sulla costa 6 la minima, 14 la massima, nell'interno 4 la minima, 12 la massima. Mare generalmente molto mosso, in lento calo fino a mosso in serata.